Ma io credo che il problema dell'immigrazione, che intanto non è legato solo al problema dei richiedenti asilo o meno, si lega in un concetto molto semplice. L'Europa è diventato un continente che una volta era propulsivo, oggi è in difficoltà, anche perché si è concentrato negli ultimi 20 anni solamente a questioni di tenere in piedi una moneta, ha lasciato perdere qualsiasi aspirazione geopolitica nel bacino del Mediterraneo e ha creato la sua assenza, una totale instabilità, soprattutto nei paesi del Medio Oriente e in Nord Africa. E questo fa sì che da lì una marea di gente scappa per cercare fortuna in Europa. Però è un problema innanzitutto geopolitico. Quando una forza si ritira e lascia degli spazi assolutamente non gestiti e qualcun altro la va a occupare, allora lì si capisce anche come mai, ad esempio, si è riuscita a sviluppare un sistema anche di potere e, che è alla base sicuramente culturale, legata a un certo estremismo islamico che è nato in Siria con l'ISIS, ma che ha dilagato praticamente in vastissime regioni, come mai non era successo almeno negli ultimi 150 anni della storia moderna. Allora, da questo punto di vista è di nuovo un fallimento dell'Europa. E ripeto, il problema anche degli accordi, di qualsiasi accordo Dublino che bisogna legarlo con la situazione contingente. Quando erano stati fatti quegli accordi non c'era la situazione attuale. L'Europa si sta dimostrando assolutamente miope in tutte quelle prospettive che invece determinano il futuro di un Sì, continente. Quindi no, dico accordi e trattati anche internazionali da rimettere come in discussione, insomma, basta Beh, poi c'è da dire sentire. una cosa Sì. che però vorrei sottolineare, che l'accordo di Dublino vale per l'Italia e non vale per gli altri, perché se noi pensiamo che moltissimi immigrati arrivano dalle frontiere, diciamo, dell'ex Jugoslavia, e dove l'Italia ha tolto i posti di frontiera, e quindi dove potrebbe fare esattamente la stessa azione che stanno facendo i francesi a Ventimiglia, non si riesce a capire. Così come non si riesce a capire come mai gli immigrati recuperati da navi norvegesi, dove nelle acque extraterritoriali una nave diventa anche, come posso dire, territorio di Sì. quello Stato, quindi dovrebbero andare in Norvegia, No, invece vengono invece tranquillamente sbarcano sulle scaricati in nostre Italia. coste, sì.